Allora, ascoltate, dottor Francolini, c'è un po' di fretta e comunque così siamo arrivati un po', no, magari l'organizzatrice con Silvana abbiamo detto così, io presento brevemente la serata a tempo così dell'attesa del sindaco, poi magari gli diamo la parola così comunque guadagniamo tempo. Mi è stato dato l'incarico di moderare questo nostro incontro, lo faccio con molto volentieri. Ringrazio l'agenzia Millennium che è organizzatrice della serata, devo ringraziare doveroso gli sponsor che hanno collaborato per la realizzazione dell'incontro stesso, il centro dentistico di Giovanni Santini della Cesanella, l'Inci e Giuseppina, la dottoressa della farmacia. Affrontiamo questa sera un tema che è di grande attualità, come ben sapete, un tema molto complesso, nonostante la semplicità del termine vecchiaia di per sé. Lo facciamo affrontando il tema da vari punti di vista. Noi medici, in modo particolare il personale sanitario, ogni giorno lo affrontiamo da un punto di vista clinico, biologico, ma come ben sapete l'anziano, del resto per ogni persona vale tutto ciò, l'anziano realizza una sufficiente qualità della vita e anche uno stato di salute buono se oltre ad essere sano ha altre condizioni che lo avvantaggiano. Mi riferisco all'ambiente sociale, alle relazioni personali, alla storia personale della persona, lo stato anche economico, fattori che spesso noi non consideriamo per definire una persona sana, integra, non sofferente. La persona andrebbe valutata con tutte queste caratteristiche. Intervengono questa sera il dottor Paolo Francolini, che tutti voi conoscete perché è medico neurologo in ospedale, abbiamo lavorato per tanti anni insieme, io adesso sono nel territorio, lui continua a lavorare in ospedale e di vecchi ne vede tanti. Avrebbe potuto fare la classica lezione che fa il neurologo sulle demenze, ha scelto invece di parlare un aspetto della vecchiaia molto particolare che ha più a che fare, non credo Paolo, con la normalità che non con la patologia, una normalità che però ha molte criticità e anche degli aspetti di grande sofferenza. Poi ascolteremo la dottoressa Faretta, che è una psicologa psicoterapeuta, poi introdurremo anche il suo argomento e poi la dottoressa, la psicologa, parlerà delle sofferenze dei familiari, o meglio del carico psichico e di stress che i familiari subiscono nella gestione di un familiare demente. Il dottor Solazzi, che questa sofferenza di familiare la vive sulla propria pelle. Il dottor Breccia, che è il medico di base, anche lui conosciuto in città, che affronta quotidianamente tanti anziani, malati cronici, tanti dementi nel suo studio. Brevissimamente, io avrei potuto introdurre questo incontro con i soliti dati statistici che ogni volta si ripetono per il risparmio. Sappiamo tutti che stiamo invecchiando, che i vecchi aumentano anche nel nostro territorio, siamo tra i territori più longevi dell'Italia, e aumentano parallelamente le malattie, tutte le patologie cronico-degenerative. Io quando faccio questi incontri metto solo in guardia, mi preme sottolineare una cosa, di affrontare questa tematica nella sua grande complessità, evitando le semplificazioni e i facili luoghi comuni, tipo ma è vecchio, ha una certa età, è vecchio, non si può far niente. Pensate che anche da un punto di vista statistico, pochi mesi fa
la sociologia ha introdotto nel concetto di anziano, che per definizione data dai 65 anni in su, ha introdotto una differenziazione per cui da 65 anni a 74 si è giovani vecchi o vecchi giovani, come volete. E l'introduzione di questo giovane accanto al vecchio è una grande rivoluzione in campo sociologico. Io penso che tra qualche anno il vecchio scomparirà da questa fascia di età. E poi ci sono i vecchi, 74, 80, 85 anni, sono 80, 85 anni grandi, vecchi. La quarta età, che è quella che veramente sta aumentando rapidamente. Luogo comune, se si è vecchi si sta male, o quantomeno anche se non si è malati, il concetto di vecchiaia riporta subito a un'esistenza così, fatta di privazione, di perdite. È un luogo comune, fonte Censis del 2010, confermato da un recentissimo studio sulla rivista prestigiosa medica americana, riportano che in realtà più del 60% dei grandi vecchi intervistati percepisce la propria vita in termini di qualità buona. Apprezza quello che ha, apprezza soprattutto il dato di salute ed è preoccupato, ma non più di tanto o non più di quanto potrebbe immaginare. Un'altra cosa la butto là e poi io non voglio rubare tanto tempo. Sempre di più c'è attenzione, questo emergerà dalle relazioni che affrontano il problema dei familiari, sempre più attenzione c'è nei confronti di figli anziani che assistono i grandi vecchi. Anche questa è una problematica, per cui quando si parla poi di anzianità e di vecchio con certe problematiche non si sa più oggi a chi ci si riferisce. E prendersi cura degli anziani non è semplice, lo sappiamo, nel nostro territorio molte famiglie ancora reggono, anzi la famiglia è il principale istituto, diciamo, di assistenza per l'anziano demente, ma l'assistenza è spesso fonte di grande conflittualità e non è sempre la relazione familiare, anzi, spesse volte quando c'è una malattia la relazione familiare diventa fonte di, come dire, di grande difficoltà, anche di grande sofferenza in tutti e due i soggetti, che l'uno che assiste e l'altro che viene assistito. Finisco perché dovrei dire tante cose, magari le riprendiamo tra una relazione e l'altra, ma così buttando là qualche cosa per dire che quando si parla di queste cose davvero bisognerebbe un attimino allargare lo sguardo, andare fino in fondo per cercare di capire questo fenomeno. Non so, vogliamo ancora aspettare il sindaco oppure diamo la parola al dottor Francolini, forse il sindaco. Paola, a te. Autonomo, autosufficiente, ma sempre più solo. Non avevo preso il tono. Alcuni argomenti che io in questa relazione confermo. Sono stato invitato a parlare dell'Alzheimer, di quella parte dell'esistenza alogica, dove il problema del paziente diventa un problema solamente di gestione da parte di qualcun altro, ma l'Alzheimer non sa più nulla. Mi sono rifiutato di parlare di quella schiera lì, ma di parlare di quell'altra che è consapevole di non contare più niente, ma che ha ancora voglia di fare tante cose. La vecchiaia sana. La letteratura ha molti riferimenti a favore o contro la vecchiaia. Ne elenco alcuni per entrare nell'argomento. Così Dante, nel primo canto del Purgatorio, dice di Catone come un veglio degno di tanta reverenza in vista. Lunga la barba e i capelli mista, portava sibilante sui capelli, che cadevano al petto in doppia vista. Fa eco il Leopardi, quando dice: fanciullo mio, stato soave, stagion lieta e contesta,
due affermazioni che una va da una parte e una va dall'altra, che copre, copre un arco di un'esistenza. Tra chi vuole pietrificare la vita in quella beata condizione della fanciullezza, a chi invece vuol dare dignità alla faccia del vecchio. Onora la faccia del vecchio, è scritto nel Levitico, terzo libro del Pentateuco. Onora la faccia del vecchio. Ma di quale faccia parliamo, se oggi è modificata dalla chirurgia estetica e coperta dalla cosmesi? Si dovrebbe proibire la chirurgia estetica e condannare il lifting come crimine contro l'umanità, perché toglie vita alla faccia. Non toglietemi nemmeno una ruga, diceva Anna Magnani, le ho pagate tutte carte, rughe come righe di un libro da leggere. Dicevo che la chirurgia estetica, privando il gruppo della faccia del vecchio, dà corda e dà sostegno a quel mito della giovinezza che vuole nell'invecchiamento l'anticamera della morte. Allora è il caso che il lifting lo facciamo non alla nostra faccia, ma alle nostre vite. Perché se ti commuovi, c'hai l'arteriosclerosi. Non c'è maggior dolore di ricordarsi del tempo felice nella sventura, e ciò lo sa il tuo dottore. Questa è la frase di Francesca quando ti deve raccontare le cose d'anni. Eppure lei si commuove. Se ti commuovi, ti dicono che sei l'arteriosclerosi. Se hai qualche progetto troppo grande, dicono che sei un bel tempo. Guai a raccontare a tutti. Nel gruppo deve parlare, se interrogato. È evidente che prima del decadimento c'è uno stile imposto. Non poteva essere altrimenti questo, perché ci siamo sempre interessati di geriatria e di gerontologia. La geriatria che studia il vecchio malato, la gerontologia studia la biologia dell'invecchiamento. E il vecchio sano? Senectus ipsa mortis. Ma basta essere vecchi per essere malati? Si deve svilire una depressione conclamata dicendo accontentiti, ci sei arrivato? No, non può essere svilita una depressione dell'anziano. Non solo, ma deve essere riconosciuta anche quella depressione larvata, frusta, scolorita, mascherata, recitata, la depressione sotto soglia. Non solo, ma bisogna riconoscere anche la depressione che spesso viene presa semplicemente perché uno è saggio. La saggezza del Senex spesso è depressiva, e quello ovviamente non va curato. Perciò se abbiamo un anziano che è diventato depresso, quello deve essere curato. È un anziano che è diventato depresso nell'invecchiamento. Da distinguere invece da chi normalmente ha un'esistenza scolorita e poi è diventato vecchio. È un depresso che è invecchiato. C'è da sbandierarla quest'età? Andiamo fuori tutti allegri? Qualcosa succede, qualcosa scricchiola, altro succederà. Inizialmente bisogna distinguere disturbi cognitivi che sono più collegati all'involuzione della struttura cerebrale ai disturbi psicologici, emotivi, affettivi, che sono legati più alla storia personale del paziente. Tra quelli cognitivi pensiamo alla memoria. La memoria può essere fallace, ci si può ripetere. Ma a me piace ripeterlo, mi ha detto un ingegnere, al quale avevo fatto notare che me l'aveva detto due volte. Ha detto, a me piace ripetertelo. Non solo, ma ogni volta che te lo ripeto mi si arricchisce di qualcosa.
perché solo le bugie sono lineari, e questo lo sanno bene i criminologi. Anche i bambini si fanno ripetere le storie, non sono dementi. E poi c'è l'attenzione, altro disturbo cognitivo. Ci può essere un calo dell'attenzione, una ipoprossessia, oppure l'attenzione può essere pilotata su altri bersagli. Se facciamo salire un giovane a fare e lo portiamo a Cattolica, arrivato a Cattolica, e se gli chiedo quante discoteche ha visto, mi dirà che di sguincio ne ha viste tre: il Peter Pan, l'Embassy e la Tana del Lupo. Almeno spero che ci siano, sono quelle che frequentavo io. Però se gli chiedo se ha visto delle chiese, dice no, le chiese non le ho viste. Se mettiamo in macchina un nonnino, anzi facciamo una nonnina, e la portiamo a Cattolica, la nonnina saprà dirmi che c'erano tre chiese: la San Giuseppe, la San Marto e la Santo Stefano. Perciò, come vedete, l'attenzione c'è, ma è pilotata. Ci può essere un flusso ideativo più lento, senza essere patologico. Il movimento può risentire qualcosa. E poi gli aspetti psicologici. L'anziano può diventare più insicuro. Il gattino, quando vede il rotolo del domitolo della lana, ci gioca lungo la zampina e balza intorno al rotolo. Il gatto vecchio lo guarda alla nulla e non ti vuole. Poi c'è la prudenza. Può trasformarsi con il tempo in diffidenza. Un certo di stile di vita parsimonioso può trasformarsi in avarizia con il tempo. Un carattere un po' troppo estroverso può diventare un farfallone, un bavardo, un chiacchierone. Una certa preoccupazione del corpo migrante si può organizzare come disturbo psicosomatico, fino a diventare un ipocondrico. Col tempo si smussano le impulsività perché calza il principio di realtà. Ormai quella competizione diurna, paranoica, di dare le sgomitate non esistono più e il rapporto è più distensivo. Si assume un atteggiamento di filosofica tolleranza, di comprensiva dolcezza, oblato ai nonni. Un carattere precedentemente irascibile può diventare lacono, un ribelle, può diventare un riottoso. Una vita mal vissuta, come dice Manzoni, può trasformarsi in una canizia vituperosa. Caron dimonio, occhi di brasa, loro accennando tutti li raccoglie, batte col remo e chiunque s'adagia. Anche lui era bianco per l'antico periodo. Certo, oltre a quelli che hanno piccole modifiche nel tempo che passa, c'è tutta una schiera di persone che rimangono intatte, capaci di competere con la giovinezza, grandi capacità mentali, capaci di aggirarsi, di innamorarsi, di essere creativi. Per diventare grandi ci vuole tempo, ha detto Picasso a 85. Ma al di fuori di questi c'è tanta vecchiaia sana. Vecchiaia sana parcheggiata, condannata alla libertà perché non sa che cosa fare. Non gli fa mai notte, non tramonta mai il sole. Se la prendono con la stagione estiva perché è troppo lunga. E poi adesso che hanno tutti i comfort, dalla dentiera, dal pacemaker, dalle protesi, dagli sguardi trucidi di badanti e sofferenti, hanno tutto,
Con questo tutto si nullificano le loro richieste e vengono amati per procura, per sentito dire, incaricano qualcun altro e continuano a rimanere soli e inutili. In questa solitudine cosmica possono soltanto pensare a quella perversa funzione che ha la memoria, che li porta indietro, e così quella solitudine obbligati a pensare agli tempi, e riferendosi al presente, che tempi. E giù, questa memoria che danneggia molto, se non altro perché procede sempre più all'inverso del tempo che passa. Dalla psicologia della solitudine al decadimento il passo è breve. Per il resto ci pensa alle medicine con le cure, che attacca ovunque il vecchietto, non per farlo vivere, ma per non farlo morire. E qui ci vorrebbe una legge, un testamento biologico. In qualche trattato di psichiatria si parla di contratto di Ulisse. Ulisse dice alla ciurma di legarlo nell'albero maestro. Quando vi chiederò di slegarmi non statemi a sentire, perché sono le sirene che cercano di adularmi, ma vale quello che scrivo adesso. E poi la vita non può essere trascinata nel finito. C'è gente che ha vissuto per la moglie, per i figli e per gli amici, e se ne vuole andare per la moglie, per i figli e per gli amici, senza sfinire. Cosa chiedono? Cosa vorrebbero chiedere? Cosa non dovremmo farci chiedere? Vorrebbero semplicemente non giocare in difesa, rifugiandosi nell'abitudine, nell'indifferenza. Vorrebbero non morire in anticipo di noia. Vorrebbero che ancora quella vitalità che hanno dentro, che è capace di esprimersi, possa avere un programma, un progetto. I progetti si proiettano nel futuro. Il futuro è un altro invecchiamento. Il progetto prevede un'immaginazione. L'intelligenza immaginativa è una sorta di vista interiore. Soprattutto quando decidono di lanciare delle microsfide, vorrebbero tanto che questi progetti non cadano nell'indifferenza, nell'accoglienza patetica, nella compassione complimentosa, nei sorrisi di disprezzo. Il potenziale cerebrale non si deteriora solo per fatti biologici, si deteriora anche per mancanza di correnti emotive. Bisogna interrompere i circoli viziosi. Se ritorniamo alla memoria, che la memoria è uno strano disturbo, qualche volta qualcuno fa il bello perché si dimentica, ma nel momento in cui lo dice vuol verificare che fondamentalmente si dimentica, ma sono stragonfie tante altre attività. Ma poi veramente quando si accorge di dimenticare, c'è una gola. Si dimentica prima lui, poi se ne accorge la famiglia, poi se ne accorgono tutti. L'unico che non lo sa è il paziente. Tanto che dice chi, io, l'ho detto io, ma non è vero, tutto in lezione. E allora, se prendiamo questa memoria, dobbiamo far sì che la memoria non raggomitoli sempre di più il paziente in quel meccanismo perverso della infelicità della memoria. Perché la memoria è fonte di dannazione. Perché si purifica dal male,
si raccontano eventi tragici della vita come se uno fosse stato un eroe, forse alla ricerca di un plauso che non riceve più da nessuno. Ma la memoria del passato si purifica dal male. Dante, quando vuole vedere Beatrice, Matilda lo prende proprio così e lo butta nel fiume Letè, perché deve riemergere spuntato dalla memoria del mare, che toglie al tuo peccato quinci Letè. Noi beviamo l'acqua Letè, ma quella non serve. Cinicamente si potrebbe dire che il giovane si deve dimenticare di essere stato giovane, il vecchio deve dimenticare tutto, anche di essere stato giovane, cosa che gli risulta molto difficile, ma sarebbe di enorme sollievo. Ha dei progetti che hanno la distanza di una spanna, poi man mano nemmeno quella, l'interesse è il proprio corpo, è la fine, si interessa esclusivamente del proprio corpo, bocca, tubo digerente e sfintere. A quel punto, quando uno si preoccupa di dire al paziente che è arrivato in queste condizioni, se gli deve dire che c'è stato un lutto importante, glielo dico o non glielo dico, ditegliele pure, che tanto ormai lui, la sua vita è il corpo e lo spazio che occupa è lo spazio del proprio corpo, sempre quella sedia o sempre quella camera. Marguerite Yourcenar, penso, con Norberto Bobbio, diceva che la vita è come un grande palazzo. Prima la si occupa tutto il palazzo. Poi man mano che passa il tempo, parlavamo della fanciullezza, se arrivavo di prima e li chiamate in causa. Marguerite Yourcenar, penso, con Norberto Bobbio, paragonava la vita a un grande palazzo, dove inizialmente viene vissuto tutto. Poi man mano che passa il tempo si chiude qualche stanza, poi se ne chiude un'altra, e poi un'altra. Poi si chiude il piano di sopra e si va a abitare di sotto. E poi anche di sotto si chiude una stanza e l'altra stanza. E si vive in cucina, in quello spazio lì, molto ristretto. E lì è la fine. Questa ritirata somatica dove la vita fa tutt'uno con se stessi e lo spazio fisico occupato, è la fine. Per cui esiste la geriatria, esiste la gerontologia, esiste l'educazione all'invecchiamento, si chiama psicogerargogia, aiutare a invecchiare. Bisogna evitare di fare degli errori. Innanzitutto, la medicalizzazione della persona, medicalizzata il meno possibile. I ricoveri non devono essere fatti. Ma sai, noi siamo tanto bravi che quando arriva il nonnino ne facciamo un caso clinico senza tenere conto che dietro c'è un caso umano e di tutto quello che è successo quella notte, perché doveva venire a fare la visita e quando viene lì ha fretta che tutto finisca il più presto possibile e noi li inchiodiamo per gli accertamenti. Spero che qualcuno ci denuncia per sequestro di persona.
dicevo, l'insegnamento all'invecchiamento, abbiamo parlato di evitare la medicalizzazione, evitare i ricordi, vivere la vita in un'atmosfera ricca di relazioni, spazi aperti, condivisi, tra chi ciuccia, tra chi calcia, tra chi va in altalena, tra chi polcia, tra chi fa giochi e tra chi sta in panchina appoggiato al bastone. Distanti, senza attacchi. Consegne pacifiche, abbrivi per il futuro. E poi ci sono tante altre cose. C'è il riso, c'è il motto di spirito. A Fano c'è una delle più belle ottantenne d'Italia. Ricordata 20 giorni fa, sono andato vicino a lei, era accompagnata dalla figlia. Gli ho detto: Maria, ho 10 baci a disposizione, pensavo di darne 3 a te e 7 a tua figlia. La Maria si è piegata in due dal ridere, la figlia dal piangere, perché era 5 anni che non vedeva la moglie, la mamma ridere. Aveva capito il motto di spirito. E poi c'è l'ascolto. Bisogna ascoltare. Guardai quei relitti umani che languivano in un angolo della stanza. Erano un esempio concreto del vuoto morale dell'universo, della brutalità con cui scartava dei pezzi ormai inservibili. Un anziano si avvicinò, aveva lo sguardo astuto di un felino e il sorriso di un bambino che la saluta. Mi può aiutare, chiese? Sarò felicissimo di dargli una mano se posso. Vuole che porti un messaggio alla sua famiglia? L'anziano fece una mano risata. È la mia famiglia che mi ha sbattuto qui dentro, sanguisughe capaci di sfilare le mutande a un morto quando sono ancora calde. Per me possono dannarsi all'inferno e finire in una fossa comune. Li ho mantenuti e sopportati anche troppo a lungo. No, quello che voglio è una donna. Cosa? Sì, voglio una donna. Una femmina, una puledra di razza, giovane, sotto i 55, sana, senza piaghe né fratture. Prima di andare all'altro mondo voglio spassarmela con una donna che abbia tutti i denti e che non pisci addosso. Ma non vedo come potrei trovarle una donna. Ai miei tempi, disse il nonnino, un settore dell'economia forniva servizi di signore compiacente. So bene che il mondo cambia, ma negli aspetti essenziali no. Me ne trovi una, formosa e calda, e concludiamo l'affare. Sarò anche un vecchio baboso, ma non sono scemo. La richiesta del nonnino mi sembra l'unica cosa che desse un senso a quel purgatorio. Le do la mia parola, farò il possibile. L'anziano fece un sorriso che gli andava da un orecchio all'altro, contai 3 denti. Bionda, disse, bionda anche ossigenata, con un bel paio di pere, se possibile una voce squillante, perché dei 5 sensi l'udito è quello che mi funziona meglio. Così, un giorno, Rosito si materializzò in tutto lo splendore dei suoi 90 chili, avvolto in uno scialle da popolana annodato su un abito di viscosa rosso fuoco. Questo culo, gli dissi, avrebbe mandato in visibilio il Botticelli. Giungemmo in calle Moncada a mezzanotte, scortando la nostra giunone. La facevo entrare nell'ospizio di Santa Lucia dalla porta del retro, quella da dove portano via i cadaveri. Diedi le ultime istruzioni a Rosito mentre io cercavo il nonnino a cui avevo promesso un ultimo giro di valzer con Eros prima che Thanatos mi presentasse pronto. Ricordati, Rosito, che il vecchietto è un po' sordo
e gli devi parlare ad alta voce, dicendo frasi provocanti, come sai fare tu, però senza esagerare, se no ci rimane secco prima del tempo. Tranquillo tesoro, sono una professionista. Trovai il beneficiario di quell'amore fugace in un ambito del primo piano. Aveva l'aria di un saggio eremita che ha eretto una muraglia di solitudine tra sé e il mondo. Si diverta, disse. La matrona prese per mano il vegliato e baciò le lacrime che gli scorrevano lungo le guance. Uscì dalla stanza per nascondere, per concedere a quella strana coppia la meritata intimità. Terminato il rituale amoroso, Brugito lasciò il nonnino tra le braccia di Morfeo. Pagai il doppio della tariffa, ma lei, che singhiozzava nel vedere quei relitti abbandonati da Dio e dagli uomini, decise di devolvere il suo onorario a suor Emilia perché distribuisse una tazza di cioccolato con churros a tutti gli occhi, dal momento che secondo lei la regina del Cruttano era la miglior medicina per gli affanni del mondo, della vita. Con l'età si diventa sentimentali, mi disse. Pensi che quel poverino voleva parlare, voleva abbracci e carezze. Come si fa a non commuoversi? E allora? Come si fa a non commuoversi? Certo, ho toccato un argomento piccante. Ho spinto forse troppo l'acceleratore, ho parlato di Eros, ho parlato di erotismo, scusate, ma l'erotismo è fonte di immaginazione, ispira la fantasia, anche perché nel simbolo greco c'è l'uccello fallico e si sa benissimo che gli uccelli volano verso cieli dove è possibile scoprire qualcosa per il godimento dell'io, ma in realtà non gode Dio, perché quando si entra nell'Eros, Gigi, Dio deve essere disfatto, altrimenti l'Eros rimane superficiale, lo vanno capito. Comunque, come in tutte le riunioni, o in un mondo meglio, che è pieno di intrattenimento, è giusto finire senza essere tristi e pallosi. E qui penso a qualche politico palloso. E visto che poi ho parlato fra la terapia e la terapia del riso, e visto che poi tocca morire, tanto vale morire dal ridere. Vi voglio raccontare una barzelletta, che è quella del vecchietto che è in coma da 5 giorni in una struttura protetta. E al 6° giorno si sveglia e parla. Amore, dice, io sto morendo. Mi ha mai fatto le corna? La moglie è sorpresa, guarda in giro, cerca conforto, sostegno, finché lo fissa. E se poi non muore? Semplicemente autonomi, ma devono fare i cruciali perché non hanno la pecunia per mangiare. La definizione è questa: capaci di muoversi e avere uno stipendio quanto basta per mangiare. Io devo andare, gli insulti me li fate in un secondo momento. Ah, è carino. Sì, volete chiedere qualcosa perché ovviamente non la potete.
Poi sì, dopo quanti anni hai? Ah, poi ovviamente qui rimane un pezzo, perché prima della, dell'applauso finale c'era ovviamente questo quadro che avete visto, è una tela del Giorgione, me l'ha consegnata mio cognato che è professore all'Accademia di Belle Arti, dove è rappresentata in mezzo l'età giovanile, da una parte l'adulto e dall'altra parte il vecchio. E poi andando avanti, questo è un quadro di un surrealista, questo è un quadro di un surrealista, questo è un quadro di un surrealista dove c'è la bicicletta, il principio è il bambino, la bicicletta da corsa che è l'adulto e lo spider per il vecchietto, questo è il fratello. E poi c'è questa musica, via. Attenzione. Di Granciano. Non parlo, ve la canto io. Se volete ve la canto. Vai. Io mi sento agli occhi severi di mia moglie e mi giuro per voi. Questa la sentiamo. Alza. Forse conviene chiudere perché se arriva il segno poi ci prende con la brancata di mano. Ci vuole la politica. Esatto. Come facciamo? Manca e manca, signora. Come facciamo? Dobbiamo votare. Dobbiamo votare a qualcuno che si faccia. C'è la politica, l'atmosfera, c'è il volontariato. Ho fatto vedere ultimamente una trasmissione alla Reporter dove faceva vedere, a proposito della non medicalizzazione dell'anziano, il fatto che c'è un'atmosfera gioiosa di svago, dove ci sono le camminate, le passeggiate, è diminuita l'insulina, è diminuita le terapie antipertensive. Poi la ospedalizzazione è vissuta non con un momento di incarceramento del paziente, cioè si entra dentro, corteggiati da tutti, e poi si riesce. E questo è molto importante. D'accordo? Sono andata a una festa che hanno organizzato la Climate per gli anziani. Lei non sa quando si sono divertite. Sì, quelli però ce l'hanno già gli anziani, l'Alzheimer. Sì, questo non ce l'hanno, appunto, per quelli che non ce l'hanno. I consigli sono questi, sono quelli di poter dargli degli impegni, per esempio, non so, il contadino che vede crescere il salotto è impegnato, vede qualcosa e poi lo mangia, è un impegno, piccoli compiti, rapporti dico allargati, sono tante cose che fanno parte della quotidiana. Per capire queste cose non c'è bisogno di essere degli specialisti, degli psichiatri, basta essere uomo. Basta essere uomo. Ricordate che quello che ho detto non è che mi parte dall'emisfero destro, poetico e specialistico, fa parte dell'umanità. Grazie a tutti, grazie alle mie sorelle, a mia moglie che è Nicola Bandiera. Ciao Gigi, tutti. Sei riuscito? Bravo, grazie. Ancora grazie a dottor Francolini. Continuiamo la nostra assistenza sanitaria, vero? Di percorso di ascolto e di sostegno ai familiari dei malati di Alzheimer, e con lei entriamo nel campo della malattia vera e propria. Voi sapete bene.
bene che quando noi parliamo di Alzheimer ci riferiamo alla demenza più frequente, ma non esiste solo la demenza di Alzheimer, ci sono altre demenze, però insomma, tanto per intenderci parliamo di questa che è quella più diffusa, quella più devastante in qualche modo. La malattia di Alzheimer, come ben sapete, ha una sua evoluzione che solitamente si dà una morte nel giro di 10, 12, anche 15 anni. Inizia in quella che noi chiamiamo la fase lieve della malattia con il disturbo della memoria. E dico subito, per chi non è a conoscenza della malattia stessa, che per fare diagnosi di Alzheimer non è sufficiente il disturbo della memoria. Lo dico subito per tranquillizzare chi pensa che se si scorda le chiavi da qualche parte o se non gli viene un nome oppure è passato qualcuno, ma quello che conosco, ma adesso chi è, non mi viene in mente, oddio, è l'inizio di un Alzheimer. Non è proprio così. Per fare diagnosi occorre che accanto al disturbo della memoria siano compromesse altre funzioni cerebrali, altre funzioni simboliche, le chiamiamo noi, che hanno a che fare con il linguaggio, la prassia, la capacità di eseguire, di fare le cose, di compiere gli atti, e l'agnosia è il riconoscimento di gesti, di atti, di persone, eccetera. Insomma, occorre un quadro clinico molto più complesso entro il quale definire bene la diagnosi di Alzheimer. La fase lieve, iniziale, 3 o 4 anni, disturbo della memoria e l'incapacità di fare le cose si accentuano sempre di più, fase moderata e fase grave. Quella moderata, moderata o grave, le fasi più avanzate della malattia sono quelle che rendono la persona, per cui si rende necessaria l'assistenza, che più delle volte è data dal familiare. Nonostante il fenomeno delle badanti, ancora oggi nel nostro territorio sono i familiari quelli che reggono soprattutto il carico assistenziale, un carico che è pesante, misconosciuto spesso, attiene non solo al svolgimento delle attività della vita quotidiana, noi diciamo, anzi, assistere il paziente quando già è a letto, cambiare il pannolone, mettere su, controllare la febbre, è già più facile che non sostenere il malato di Alzheimer che è agitato, che non dorme, che picchia, che diventa violento, che è oppositivo. È questa la fase della malattia, prima ancora di quella terminale dell'allettamento, che crea, lo sanno bene i medici di base, lo sappiamo noi specialisti, lo sanno soprattutto i familiari, che crea il maggior carico di stress. E con questo stress i familiari hanno a che fare e su questo percorso vanno sostenuti. La parola alla dottoressa Berri. Allora, l'oggetto di questo intervento è un'illustrazione degli stati emotivi dei familiari di malati di Alzheimer. Come vediamo in questa slide, io inizierei nel dire che proviamo a immaginare il cervello come una casa illuminata. Ora immaginate che qualcuno inizia a spegnere le luci una ad una. Questo è quello che vuole fare. Spegne la luce in una stanza, poi in un'altra. Le idee, le emozioni e la memoria si affievoliscono per poi cessare del tutto. Sfortunatamente, come sanno bene tutti i familiari dei malati, non c'è ancora nessun rimedio che queste luci si possano riaccendere e nessun modo per evitare che queste luci si spengano, almeno per ora. L'assistenza ai malati d'Alzheimer richiede un impiego costante e che mette a dura prova chi presta le cure, ma soprattutto se c'è un rapporto affettivo e emotivo con il malato. Il fortissimo coinvolgimento della famiglia nella cura e nell'assistenza ha portato a definire la malattia d'Alzheimer come malattia familiare, poiché il carico emotivo personale risulta notevole e chi assiste il paziente ha bisogno di sviluppare delle strategie per far fronte all'evoluzione della malattia. I familiari in questa fase sono costretti a modificare profondamente il proprio stile di vita, così come la propria organizzazione del tempo libero.
poiché è necessario dedicare gran parte del loro tempo alla cura e all'assistenza. E ciò deve essere tutto conciliato in base all'attività lavorativa, in base alle relazioni, soprattutto tutto fuori contesto familiare. In primo luogo si deve porre in evidenza che nel corso della malattia si assiste a un vero e proprio ribaltamento di ruoli, perché il genitore o il coniuge era considerato il punto di riferimento, più delle volte considerato il punto di riferimento della famiglia, non soltanto per il sostegno morale, per l'aspetto economico, ma proprio perché rappresenta un punto fermo, una sicurezza all'interno della famiglia. Pertanto la famiglia è costretta a dover modificare profondamente questi ruoli e ovviamente un po' ricostruire e riprodurre un nuovo stile di vita, nuovi ruoli, anche perché il paziente, in realtà il genitore o coniuge che sia, si trasforma in bambino che ha bisogno di cure costanti e di attenzioni. Pertanto questo ruolo che copriva prima non è più possibile. Di conseguenza è importante far emergere nelle diverse fasi della malattia le possibili emozioni e meccanismi di difesa che i familiari mettono in atto per far fronte alla malattia. Come possiamo vedere in questa slide, ho fatto un elenco generale di diversi meccanismi di difesa e delle emozioni che vengono ad emergere, e la prima, in primo luogo, è la negazione, cioè è la prima reazione più comune, il rifiuto di non accettare la malattia. Questo meccanismo di difesa che la nostra mente mette in atto per far sì che la persona inizi ad accettare la situazione difficile e dolorosa, piano piano adattarsi in maniera graduale per adattarsi al dolore e poi successivamente alla perdita. Sono difese adattive per un periodo più o meno lungo per mantenere l'equilibrio personale del familiare. Successivamente possiamo vedere l'ansia e la depressione. Quando il familiare si rende conto della situazione problematica, ha avverto un senso di disorientamento legato al fatto di non sapere cosa fare, come poter aiutare il proprio caro, e questo comporta un senso di frustrazione. Il familiare, di fronte alla situazione, di cui non conosce le modalità più adeguate per venire incontro, cosa fa? Diventa iperattivo e si sostituisce anche in quelle poche attività di cui il paziente è ancora in grado di poter fare. Questa è una modalità che la famiglia trova utile per non dover duplicare le attività svolte, per non far provare a se stessi, ma anche al familiare, il senso di insuccesso. E quindi adottano un po' questa modalità di protezione che diventa negativo però nel paziente, in quanto quelle poche capacità residue che gli sono rimaste non vengono più fatte sviluppare o a sfruttare, e quindi si accelera la malattia, il percorso della malattia. La rabbia può emergere nei familiari in diversi modi, e possiamo vedere che può emergere verso se stessi, verso gli altri, verso Dio, ma anche verso il malato, se vogliamo vedere. Perché? Perché nei confronti di se stessi la rabbia è data dal senso di impotenza e dall'incapacità di aiutare il proprio caro, non sanno più come poter fare. Nei confronti degli altri la rabbia deriva dal fatto di non sentirsi adeguatamente sostenuti dalle strutture di assistenza pubblica, cioè si sentono sempre soli, perché posti non ce ne sono, perché il tempo a disposizione è sempre minimo rispetto a quello che la famiglia richiede. E alcune volte la rabbia si esprime anche verso Dio, perché molte persone si sentono abbandonate anche da Dio. Però dobbiamo vedere che per alcuni invece questa situazione aiuta ad avvicinarsi sempre di più alla fede, perché proprio per sopportare questo carico emotivo che è troppo pesante. Tutto questo evolversi della malattia, che è molto pesante, hanno bisogno di aggrapparsi a qualcosa o a qualcuno, in questo caso verso Dio. Però a volte anche nei confronti del malato la rabbia si manifesta, perché proprio a seguito del suo comportamento disturbante, e quindi di conseguenza può accadere che i familiari possono provare imbarazzo per il fatto che cosa pensa la gente del comportamento del proprio caro,
o del fatto di quando loro decidono di portare il proprio familiare con sé a fare la spesa o fare una passeggiata, e come sappiamo bene, quando sono in questi spazi aperti si agitano notevolmente. E quindi i familiari si pongono questa domanda: cosa pensa la gente di quello che faccio, di quello che succede, di come lo tratto? Quindi si pone anche questo problema. Molto spesso la rabbia si trasforma in senso di colpa, poiché ha aperto un senso di ingiustizia per l'intolleranza del proprio comportamento nei confronti del malato, ovvero per la vergogna che si prova nel vivere l'intera situazione. In ultimo, ho preso in considerazione la solitudine, il senso di solitudine che i familiari avvertono, che familiari per dover seguire il malato tendono ad isolarsi, tendono a confinarsi in casa, perché non hanno molto tempo a disposizione per pensare a se stessi, devono pensare al proprio caso, e rischiano di evitare tutti i contatti con gli altri, fino all'estrema conseguenza di dover decidere di rinunciare anche al proprio posto di lavoro. In tutti i casi è necessario condividere esperienze comuni con familiari di altri malati, il che permette di percepire come normali e naturali le proprie reazioni che si hanno nei confronti del malato, oppure frequentare gruppi di sostegno che aiutano i familiari ad affrontare i momenti più difficili della malattia. È importante farsi aiutare dalle istituzioni, in questo caso avere un supporto domiciliare per alcune ore, in modo che la persona, il familiare, si può dedicare a se stesso, oppure nei periodi di permanenza nei centri diurni. Una consulenza psicologica sarebbe molto utile, una consulenza psicologica individuale o di gruppo, può aiutare a comprendere le reazioni emotive e trovare le strategie più adatte per far fronte al difficile compito di assistenza. Come possiamo vedere, è molto difficile stare vicino a delle persone con questo tipo di malattia, però è anche importante come noi ci rapportiamo nei confronti del malato, perché quando la malattia tende poi a peggiorare, bisogna fare in modo di agevolare un po' lo stile di vita anche del malato stesso, cioè aiutarli a trovare degli abiti più semplici da indossare, che si possono indossare con una chiusura molto semplice, oppure metterglielo proprio davanti in modo che sa qual è il primo abito che si deve mettere, senza confondere le cose. Quindi cercare di aiutare anche il malato nelle attività quotidiane. Per esempio, tanto questa situazione comporta che il malato ritorna bambino e molte volte non riescono più a usare neanche le posate, molte volte permettergli anche di mangiare con le mani, anche se questo è sconcertante. Però, se è necessario, perché no? Ad esempio, provare ad assaggiare noi per prima i cibi, perché nell'evolversi della malattia perdono anche la capacità di sentire il sapore e sentire se è caldo, se è troppo caldo o se è freddo. E quindi, come i bambini, no? La mamma prova prima di darglielo, in modo che non si scotti con i cibi fumanti. Per l'igiene, soprattutto all'inizio della malattia, adottare degli strumenti che gli possono essere utili durante il lavaggio, per esempio dei seggiolini, dei tappeti antiscivolo nella vasca, in modo che la persona venga aiutata e non di dire no, ormai non si può più far niente. Cioè, bisogna che anche il familiare si metta nella posizione di voler aiutare, proprio di volerlo aiutare, e di permettere che quelle poche capacità residue che sono rimaste possano essere sfruttate fino a che la persona non rimane a perdere. Allora, grazie alla dottoressa Pichetta. Prima di dare la parola al dottor Sobazzi, io rifletterei i due interventi, perché in sintonia. Io mi permetto di ricordare che qui a Senigallia esiste da qualche anno un'associazione che si chiama Alzheimer senza paura, e già in questo nome c'è un'idea molto forte: non bisogna aver paura della malattia. Tra i vari sentimenti a cui accennava la dottoressa, il primo negativo con cui il familiare fa il conto è proprio
questo, la paura della malattia, è una sorta di reticenza, di vergogna a mostrarla in pubblico, a nominarla persino in famiglia, e questo è un ostacolo, è già, come dire, la condizione per una difficile gestione del familiare in casa e anche fuori nei confronti degli amici e dei conoscenti. L'associazione è costituita da volontari, eroga informazioni, esiste uno sportello aperto tutti i giovedì alle 17 presso la sede dell'associazione, che è nella stessa sede dove opera il caffè Alzheimer, sostenuto da una cooperativa sociale, il progetto Solidarietà, in via Piave 106, accanto al poliambulatorio. Esiste questo spazio dove, con un calendario di intervento che viene pubblicato tutti gli anni, si fanno incontri anche ricreativi con i familiari e con i pazienti, si ascolta la musica, ci si confronta, eccetera. Ma il luogo è anche quello che dicevo prima, il luogo dell'informazione, del sostegno, del reciproco scambio a familiari che poi scoprono di avere tutti quanti alla fin fine le stesse problematiche, le stesse difficoltà. Da lì parte anche l'organizzazione di corsi di formazione per familiari, ne abbiamo fatti parecchi in questi anni a Seminaria, altri sono in programma per la stagione autunnale. Ecco, dico questo perché se il familiare ha una sensazione di solitudine e di isolamento, lo si può informare e dire che ci sono anche questi spazi in cui condividere con altri le proprie difficoltà. Allora, la parola al dottor Solazzi, medico, per riflessioni e esperienze personali. Buonasera. Vorrei ringraziare in primis tutti i convenuti e in particolare la signora Silvana Pareschi, presidente del Cuore del Millennium, che ha voluto questo convegno che forse non aggiunge niente in termini di conoscenza, ma tiene viva e presente una problematica così difficile e così sentita, soprattutto dalle persone che ne sono direttamente coinvolte. Mi scuso anche se nel mio intervento potrò essere in qualche punto improprio, ma l'emozione potrebbe giocarmi brutti tiri. Premetto innanzitutto che io personalmente mi sento un privilegiato, perché posso permettermi di affrontare tali problemi di natura anche economica, sanitaria, in quanto medico, in maniera certo molto più agevole di un altro nelle mie stesse condizioni. Mi sono anche chiesto se era opportuno mettere a nudo la mia vita e quella di mia moglie, se fosse importante mantenere la propria riservatezza, ma poi mi sono detto che è importante testimoniare per non essere ulteriormente relegati in un ghetto. Fatte queste premesse vi presento. Mi chiamo Luigi Solazzi, ho lavorato come chirurgo all'ospedale di Senigallia per 30 anni. Poi negli ultimi anni mi sono dedicato all'endoscopia digestiva, che ho l'orgoglio di aver iniziato negli anni 80, quando ancora questa disciplina era agli albori e ci si doveva arrangiare con uno scarso strumentario e con uno scarso personale. Ero il famigerato dottore con il tubo nero in mano, gastroscopio e colonoscopio. Per fortuna oggi le cose sono molto migliorate. Mia moglie Mara, la vera protagonista di questa vicenda, donna molto attiva, insegnante di educazione fisica all'Istituto Alberghiero e grande appassionata di tennis. Una volta andati in pensione, praticamente negli stessi anni, abbiamo prestato anche del volontariato presso l'Andos, le donne operate al seno, e specie mia moglie portava le donne due volte alla settimana in piscina. Vita che trascorreva serena, con ritrovati entusiasmi ed intese, con due figli sistemati anche se lontani. Poi è arrivato il... questo come faccio a tornare indietro? No, devo tornare indietro. Eh no,
viene un po' finato, no? No, non all'inizio proprio, all'inizio. Ma io riparti qua, questo qua. A posto, e avanti dove va? Poi è arrivato il 20 settembre del 2008 ed è crollato il mondo. Mia moglie, mentre giocava a tennis, è stata colpita da un'emorragia cerebrale devastante che ha colpito il lobo fronto parietale sinistro per la rottura di un aneurisma e che l'ha tenuta tra la vita e la morte coma per circa un mese all'ospedale regionale di Torrenti. Nel momento del suo risveglio ho giurato a me stesso che avrei dato tutto me stesso al di sopra di tutte le mie forze per riportarla a casa e farle fare quello che si poteva fare, una vita decente. Abbiamo affrontato per circa 6 mesi una riabilitazione a Torre Pedrera presso la clinica Sole Salus di Rimini e poi siamo stati anche per un periodo a Villa Adria al centro di Santo Spirito, ma chiaramente poi è arrivato il momento del ritorno sul territorio, della gestione domiciliare, che mi sono praticamente tutto preso sulle spalle, affrontando quelli che erano gli esiti. La dottoressa Massi conosce bene la situazione e fece una diagnosi che è poi quello che sintetizza tutti gli esiti, una demenza frontale idrocefalica. Quali sono le caratteristiche di questi esiti? Io non sono un neurologo, ho fatto il chirurgo, quindi vi accenno. Mia moglie non è autosufficiente solamente nel mangiare, mangia da sola, non ha bisogno in questo di assistenza. Per il resto ha sempre bisogno di una persona costante, vicina, che la controlli. Ha problemi di equilibrio, una atassia, ha una presenza però vigile, una coscienza parziale, soprattutto non riconosce il proprio stato di malattia, riconosce le persone amiche, purtroppo sono le persone amiche che non riconoscono lei, una necessità costante di una persona vicina, un'inerzia, una necessità di essere continuamente stimolata, un'andatura a piccoli passi, un azzeramento della memoria per le cose prossime e ricordi invece presenti per le cose lontane. La sua casa, per esempio, non è quella dove stiamo adesso, ma è quella di Ancona, cioè la sua casa dove è nata. Sbalzi di umore con l'alternanza di rabbia e di dolcezza, e in questo naturalmente bisogna che facciamo sempre presente anche e soprattutto la scienza sul carattere di base di una persona, quello che era prima, perché se non sappiamo com'era prima, poi non sappiamo curarla, perché i farmaci non possiamo etichettare tutto nella stessa maniera. Ogni cosa, ogni malattia di questo tipo ha una sua caratteristica e si può curare meglio se naturalmente si conosce qual era il carattere di una persona quando stava bene. Quindi, presa coscienza di questa situazione, mi sono dato delle regole, anche se su consiglio degli esperti, certamente, specie di quelli della clinica della Sole Salus di Torre Pedrera, per organizzare la giornata tipo insieme a mia moglie, facendogli fare più o meno le stesse cose, perché questo la sua patologia richiedeva. Non potevo naturalmente e non posso derogare da queste regole. Non ci sono feste, non ci sono Natali, non ci sono Pasqua, non ci sono. Devo fare sempre le stesse cose perché mia moglie è in grado di fare 10 o 15 cose, sempre le stesse, per farla vivere serena il più possibile. E quindi ho organizzato la mia giornata tipo, che praticamente è tutta sulle mie spalle perché ci sto, diciamo, su 24 ore, 19 le passa con me, poi dopo ci abbiamo 2 ore alla mattina in cui ci sono sì delle badanti o 2 o 3 persone che mi danno una mano, ho un'amica che è qui presente, intimissima, che è stata l'unica che naturalmente ha avuto la sensibilità di starmi vicino fin dal primo momento,
e l'alzo alle 8 della mattina, la porto in bagno, mi preoccupo della sua igiene intima, poi lascio vestire, magari ci sono quelle due persone che mi danno una mano, che la vestono e che mi aiutano anche a pulire, a preparare la casa. Il pranzo più o meno me lo preparano, ma se no lo faccio addirittura io. Mi sono scoperto anche un cuoco, non sono andato da Antonella Clerici, ho imparato tutto da solo, ho fatto tutto da solo. Poi il pomeriggio esco un paio d'ore, vado in un circolo a giocare a carte, circolo Acchi, di cui qui è presente il presidente con molto piacere, l'ingegnere Cursi. Esco un paio d'ore, mia moglie sta in compagnia, e poi ritorno a casa e gli faccio fare naturalmente il giro Mare Monti, come chiamo io, è un giro in macchina in cui praticamente tocco tutte le località del comprensorio senigalliese, che può essere Corinaldo, Ostra, e mettiamo su un compact disc, un karaoke, facciamo un karaoke, praticamente cantiamo le canzoni degli anni 60, perché io sono degli anni 60, quindi non posso cantare le canzoni attuali, però facciamo un karaoke e serenamente, allegramente passiamo la giornata fino a che ritorniamo a casa e all'ora di cena. Alle 9, dopo i pacchi, gli affari tuoi, o paperissima, o cose del genere, andiamo a letto. Questa è la mia giornata tipo, e diciamo che se non è 365 giorni l'anno, però in larga parte, diciamo così, che è la nostra routine quotidiana. Mi ero dimenticato, tra gli esiti di questa situazione, degli esiti di questa demenza frontale, quali sono i due sintomi principali che la caratterizzano? Il rallentamento, la lentezza, qui è rappresentata dalla motocicletta, che è la mia passione, e soprattutto, questa è una fotografia di mia moglie quando aveva 3 anni, dal fatto di essere ritornata bambina. Quindi per lei è importante questo, è importante l'aiuto degli altri, è importante la propria dignità, è importante non essere ignorata, è amare ed essere amata, è sentire vicino i propri figli, è la carezza e un abbraccio di una persona amica, è rispettare i propri ritmi, è cantare un ritornello che le piace, e pregare in una chiesa di campagna. Andiamo al filetto alla messa, alla domenica. E avere in faccia il fuoco del sole e la dolcezza della luna, e svanire per poi rinascere, e aver ritrovato un'innocenza perduta, e esprimere amore anche in uno sguardo sbarrito. Avere tra le braccia il nostro nipotino piccolo di 5 mesi, Tommaso, che è nato da poco ad avviare questa vita, e affidarsi con fiducia agli altri, perché la vita a volte gira così, e non provare rancore, perché i ricordi non sono sempre piacevoli, e perdonare l'indifferenza, perché il mondo non è solo ipocrisia. Per lei è importante avere me accanto, come per me è importante avere lei accanto. Quindi delle considerazioni, noi definiamo concetto e parole incongrue che definiscono la disabilità e la diversità. Se ci facciamo caso, siamo noi la medaglia e il suo rovescio. Se Basaglia, che è stato il fondatore della psichiatria moderna, della neuropsichiatria moderna, diceva che la follia è una condizione umana, in noi la follia esiste ed è presente come lo è la ragione, e il problema è che la società, per dirsi civile, dovrebbe accettare tanto la ragione
quanto la follia. Invece incarica una scienza, la psichiatria, di tradurre in follia la follia in malattia, allo scopo di eliminarla. E purtroppo c'è anche una scarsa attenzione a questo tipo di vita, mi dispiace dirlo. Siamo figli di un Dio minore. Ci sono delle barriere culturali prima che architettoniche. Le barriere culturali sono tante. Noi che siamo proiettati nella multietnia, nell'Europa unita, nell'amore per la natura e per gli animali, ma perché non accettiamo i nostri simili? Perché? Perché abbiamo bisogno sempre di... Cioè, mi capita, ed è la cosa che mi fa più male, praticamente, incontrare delle persone che, con cui avevo dimestichezza, amicizia, che quando mi vedono con la carrozzella o che si vuotano da un'altra parte, fanno finta di non conoscermi. Non è una malattia questa che è epidemica, che si attacca, eh? Ah, devo tornare indietro adesso. Allora, purtroppo, non per far polemica, ma ci sono molte volte delle risposte inadeguate dalla politica e dalle istituzioni che non riescono a, data la complessità, mi rendo conto, data la complessità dei problemi, che sono tanti. E allora dico che bisogna cominciare a dare importanza alle mani. Perché parlo delle mani? Perché oggi, in un mondo in cui si parla del Twitter, blog, Facebook, tutte cose del genere, bisogna parlare delle mani che si devono letteralmente sporcare. Madre Teresa di Calcutta se ne sporcava le mani. Con la lepra. E Madre Teresa di Calcutta diceva che bisognava amare la vita così com'è, così, anche se non ti dà quello che vorresti, anche se non puoi avere quello che hai. Madre Teresa di Calcutta diceva questo e si sporcava le mani. E a proposito di mani, le mani, ho buttato giù una poesia così perché nelle mie notti di solitudine, insonni, molte volte cerco di fare anche il poeta da strapazzo. Ma le mie mani sono bagnate di sudore, le mie mani sono pesanti, qualche volta anche tremanti, le mie mani sono leggiate come quelle di mia madre, le mie mani hanno sapore, il sapore del dolore, le mie mani hanno i calli e sono solcate come valli, le mie mani sono antiche ma hanno la forza delle fatiche, le mie mani non conoscono la sporcizia ma sono in cerca di amicizia, le mie mani non hanno valore ma hanno gesti di solo amore, le mie mani cercano aiuto perché non sempre ce la fanno, le mie mani hanno un cuore, stringere forte per favore, non toccare le mie mani che mi servono domani. Come dunque continuare a vivere decentemente? Mi sono chiesto come continuare a vivere decentemente. E allora ho preso un'espressione di Pupi Avati, con la nostalgia del presente, che è importantissima, cercare di vivere il presente in modo tale che possa essere già motivo di rimpianto. E soprattutto sperare nell'anno che verrà, dove ogni Cristo scenderà dalla croce e gli uccelli faranno ritorno. E vorrei concludere con un video anch'io, che forse in questo contesto non c'entra assolutamente niente, ma per me ha senso.
ragazzi che io credo di dover ringraziare a nome di tutti, primo perché non è facile raccontare queste cose al pubblico, secondo perché invece è l'occasione anche per noi operatori così di toccare con mano storie personali, come dire, carichi di sofferenza che ci fanno riflettere, non perché noi non sappiamo che esistano queste cose, ma abbiamo bisogno di viverle qualche volta, perché nel gestire la malattia non bisogna fare riferimento solo a dati clinici, segni, sintomi, eccetera, ma bisogna ogni volta confrontarsi, perdere un po' di tempo per ascoltare anche questi luoghi così personali. Andiamo avanti, io saluto l'assessore Memè che è arrivato, credo, in sostituzione del sindaco, credo doveroso così lasciare la parola. Buonasera. Buonasera a tutti, mi scuso per il ritardo ma sono in sostituzione purtroppo dell'assessore Schiavoni che ha avuto un contrattempo e che doveva essere qui con voi dall'inizio. Vi porto il saluto del sindaco, ringrazio la cooperativa Millennium, l'area vasta per aver dato queste occasioni di confrontarsi su un tema quanto mai importante e toccante. Io sono arrivato e ho colto alcune battute del dottor Solazzi, che tra l'altro conosco e saluto, come saluto la dottoressa Massi e quanti hanno proprio materialmente oggi contribuito a questo. E non ve la faccio molto lunga, ma dalle poche parole che ho sentito dal dottor Solazzi, ma soprattutto conoscendolo e vedendolo perché abita vicino al mio quartiere, penso che queste cose si affrontano solo con una parola, con la parola amore. Cioè tutte le difficoltà, il vero valore aggiunto è l'amore. In una società dove l'egoismo e l'individualismo la fanno sempre più da padrona, la testimonianza che ha portato il dottor Solazzi oggi penso che sia motivo di arricchimento per tutti noi, perché secondo me solo chi vive in prima persona e soprattutto dove un'altra espressione bella che ha adoperato il dottor Solazzi, dove si sporcano le mani, ma dove la parola sporco è il senso più nobile che questa parola può avere, questa è la vera testimonianza che tutti noi quotidianamente dobbiamo tenere ben chiaro in mente, perché poi alle volte non diamo neanche il giusto peso a quello, al film che quotidianamente ognuno di noi vede, a seconda delle proprie difficoltà, delle problematiche, delle situazioni familiari. Ma quello che non dobbiamo mai perdere di vista è l'attenzione verso il prossimo, laddove il prossimo è più debole, debole per tanti motivi. E questo secondo me è un augurio che lo faccio anche a tutti gli operatori, perché poi professionalmente uno può essere bravo, può essere preparato, può essere al massimo della sua professionalità e delle sue conoscenze, ma quando si ha a che fare con le persone la differenza la fa l'amore e diciamo la dedizione, le cure e tutti quei particolari che vengono quotidianamente messi in campo per far apprezzare all'altro il vero sentimento che unisce poi le persone che aiutano gli altri, perché poi il dato vero è questo, si tratta di un aiuto professionale, motivante, ma la differenza, lo ripeto e ci insisto, è l'amore che uno riversa per queste persone. Quindi concludo il mio ringraziamento ringraziando tutti gli operatori che si adoperano a tutti i livelli, quindi agli operatori degli ospedali in primis, delle case di cura, delle case di riposo, ovvero sia tutte quelle persone che quotidianamente si misurano con la sofferenza, perché la professionalità va bene, la conoscenza benissimo, la qualità di quello che uno mette in campo altrettanto, ma ci vuole l'amore e l'ascolto, perché senza questo è un lavoro come tanti altri e le persone non sono un oggetto, ma ognuno ha una propria dignità. Grazie. Ringraziamo l'assessore Bellè che ci
prima di dare spazio all'ultimo intervento, che è importante, quello del medico di medicina generale, del medico di base, che è un po' la pedina di base, diciamo, del percorso assistenziale, ed è quello che ci permette anche di fare da tramite tutti i servizi della rete assistenziale dedicata alle demenze. Io ci tengo a precisare una cosa, noi siamo, bisogna dirlo, credo per onestà, siamo in un territorio, in una città che ancora tiene come assistenza e come solidarietà. Credo che sia giusto dirlo, perché io porto sempre con me questo breve opuscolo che con l'azienda sanitaria Comune di Senigallia abbiamo fatto alcuni anni fa per presentare tutta la rete assistenziale ai dementi. Scopriamo, nonostante l'abbiamo diffuso, ne abbiamo lasciate tante copie negli studi medici, nei centri sociali, eccetera, scopriamo di tanto in tanto che i cittadini non conoscono i servizi di cui possono usufruire quando hanno un familiare malato. Spesso perdono tempo con ripetizioni di visite ambulatoriali, di accessi specialistici. Manca un'informazione aggiornata, sempre adeguata, su una rete che pure esiste. E queste occasioni pubbliche sono un po' anche, ecco, l'occasione per ricordare ogni volta che in realtà nel nostro territorio si è sviluppata un'assistenza sia medica, infermieristica che sociale, abbastanza, credo, adeguata nei confronti di questa patologia. Certo, non possiamo affrontare quello a cui accennava il dottor Luigi Solazzi, ciò che attiene al percorso personale, alla mancanza di rete solidale, alle amicizie. Su questo è difficile intervenire, anche se sempre a Senigallia attiene, si è sviluppata in questi anni una rete di associazionismo e di volontariato che è molto attenta alle famiglie che hanno in carico questa sofferenza. Purtroppo siamo in un periodo in cui siamo a rischio di perdere questi servizi. Certamente non riusciamo ad espanderli in questa fase, anzi siamo impegnati proprio in questi giorni a cercare di mantenere il più possibile nella nostra ASL questo livello di assistenza. Proprio questi giorni io vedo qui Barbara, la direttrice del centro diurno qui di Senigallia, il centro diurno Alzheimer. Siamo impegnati con il sindaco Mangialardi, con il direttore del distretto, nella difesa strenua del centro Alzheimer che è stato istituito qui a Senigallia, che accoglie pazienti dementi e che la regione prova ogni tanto a ridefinire, contenendo i costi e dunque con il rischio di limitarne la qualità dell'assistenza. Purtroppo questa è una fase in cui segnali di perdite, di scadimento dei servizi ci sono, perciò occorre sempre mantenere il livello di guardia e anche con queste occasioni così sensibilizzare le persone, i familiari, le associazioni, perché da cittadini democraticamente sorvegliano i servizi. Bene, il dottor Breccia è tra i medici di base, uno dei più sensibili a queste problematiche, l'abbiamo sempre con noi quando parliamo di demenze, di non autosufficienza dell'anziano. Il titolo che ha scelto mi piace, dico subito, perché mette assieme il paziente nell'interfaccia con il medico, vede i familiari. Credo che voglia dare alla malattia, pur nelle criticità, nei dubbi, nelle problematiche che si trova a dover affrontare ogni giorno, questo connotato, che non è possibile fare il medico di famiglia, come si diceva una volta, il medico di base, senza decontestualizzando il malato, senza inserirlo nel suo ambiente, nella sua famiglia, in una relazione che spesse volte, cioè che tiene conto del malato, ma in cui spesse volte è a rischio di malattia anche il familiare, anche chi sta vicino. Noi sempre più spesso ci troviamo a dover curare, io questa è la mia esperienza, quando vado a fare visite a familiari, entro nelle case, devo visitare il paziente demente, la mia visita consiste in questo: al paziente demente non posso far più nulla, ormai nella fase, non posso dire niente, nella fase avanzata della malattia,
un'ora se ne va per ascoltare la figlia, per ascoltare la moglie, prevalentemente sono le donne come in altri campi che si fanno carico dell'assistenza, donne depresse, a rischio del lavoro, dell'armonia, del proprio nucleo familiare, donne che, questo è dimostrato scientificamente, attraverso la loro depressione sono a rischio anche di malattie fisiche, diciamo, psichiche vere e proprie. Ecco, accennavo a questo per dire quanto è importante che con i medici di base che si interessano, che sono la prima porta di accesso di chi ha un bisogno sanitario, ci sia l'attenzione, ecco, ad una problematica che investe tutto il nucleo familiare, anche un mondo di relazione che va al di là di quello del singolo malato. Buonasera a tutti, un ringraziamento per la presentazione. E un ringraziamento a chi ha organizzato questo incontro, che comunque è una cosa importante e indispensabile, perché comunque di queste cose purtroppo spesso se ne parla solo in camera caritatis, tra noi o a casa del paziente, mentre invece parlarne insieme è importante. E la mia relazione rispetto a quelle che mi hanno preceduto, sia quelle di Gigi Sturazzi, che è stata estremamente toccante, la relazione della collega psicologa, che è stata legata a questo quadro psicologico, e quella di Paolo prima, molto filosofica. La mia sarà più prosaica, purtroppo sarà più pragmatica e pratica, perché purtroppo noi dobbiamo scontrarci con quelle che sono le difficoltà che finora sono uscite. Cioè sono uscite tante difficoltà. Noi dobbiamo provare a far emergere i problemi, vedere se è possibile trovarne una soluzione, o meglio, la miglior soluzione possibile per quella situazione, perché in realtà intorno al paziente, intorno al problema, qui c'è scritto paziente e vale per i problemi che stiamo affrontando questa sera, ma in realtà vale per tutta un'altra serie di problematiche, ma tanto più una problematica così importante, così pregnante e così pesante, tra virgolette, per il nucleo familiare, si incrociano, si assommano tante problematiche, sono problematiche sanitarie, ma come diceva prima Paolo, non dobbiamo sanitarizzare troppo il paziente, però spesso questo è necessario, ma ci sono anche problematiche sociali importanti, e le problematiche sociali sono quelle legate alle difficoltà economiche, legate alle difficoltà familiari, e vedremo quante altre difficoltà si incontrano tutti i giorni, e questo vale sia per i familiari, ma di rimbalzo vale anche per noi, perché in realtà quando noi andiamo a casa dei pazienti, non ci viene chiesto soltanto di risolvere quella problematica in corso, ma di risolvere un problema più vasto, perché se ci concentrassimo solo sul problema intercorrente, cioè nonno non dorme, non riusciremo a trovare la soluzione, imbottiremo nonno di psicofarmaci e ce ne andremo, non ha senso. Bisogna capire perché quel paziente non riesce ad avere una vita corretta. Se nella sua situazione, che possa essere una situazione di demenza, una situazione di allettamento, una situazione di problematica neurologica, si intarsiano tante problematiche, e se noi riusciamo a togliere questi piccoli problemi, forse riusciamo a dare una soluzione senza essere estremamente cattivi da un punto di vista farmacologico. Perché in realtà quando noi andiamo a vedere un paziente, spesso le problematiche che ci vengono riferite, come diceva prima Pina, non sono solo quelle sanitarie, perché in realtà un paziente demente, giustamente non abbiamo tante armi, ne abbiamo ben poche. Quello che possiamo fare è cercare di riuscire a far vivere meglio quel paziente, facendo vivere meglio i familiari, la famiglia, il nucleo in cui questo paziente vive. I problemi che una famiglia, con una problematica di questo genere ha, sono alcune, sono qua. Sono quelle con cui il medico di medicina generale e i familiari si scontrano. Cioè le problematiche sociali sono problematiche economiche, in quest'ultimo periodo sempre più complicate. Poi vedremo anche quali possono essere le cose peggiori. Ci sono problematiche familiari, una malattia del genere, chiunque l'abbia vissuta, io la vivo come medico, l'ho vissuta come familiare, vi posso dire che è devastante. È devastante perché... Gigi ce l'ha espressa in maniera chiara, è un cambio totale delle abitudini di vita,
un modo diverso di postare la propria vita, una problematica che impone problematiche logistiche, carrozzine, montascale, altre compagnie, la gestione di chi ci aiuta, non sempre noi riusciamo a far fronte a tutte le necessità del paziente, la convivenza, far convivere più persone della stessa famiglia col problema, far convivere i badanti con il paziente, con i familiari. Spesso il medico in questo caso deve fare da collante, cioè cercare di incollare questa situazione che spesso in certe condizioni tende a scollarsi. Ognuno tende ad andare dalla sua parte. Si cerca di trovare la giusta correlazione. Ci sono problemi istituzionali, vedremo poi qualche punto, ci sono problemi legali. Spesso noi ci troviamo di fronte a problematiche legali, qui ci toccano di taglio, però in realtà queste generano poi per ritorno problemi familiari, problemi legali, eredità, soldi. Sembrano banalità, ma in realtà sono quelle che spesso mettono a repentaglio questo strano equilibrio che alla fine si forma. Spesso la figura del medico di fiducia, il medico di famiglia, il medico di base, spesso viene usato anche come consulente legale, cosa che è assolutamente da evitare, perché comunque la formazione legale del medico è assolutamente banale. Però in realtà spesso a noi viene chiesta una consulenza in questo senso e noi cerchiamo di dare una mano. Una mano è difficile, si cerca di sfruttare al massimo quelle che sono le possibilità che il sistema ci dà. Quindi da un punto di vista della problematica economica si cerca di sfruttare quelle che sono le indennità che le istituzioni previdenziali ci danno, quindi garantire al paziente il massimo della copertura di indennità che possa avere, quindi studiare la sua condizione dal punto di vista previdenziale, aiutarlo nella gestione di queste entità, ma anche le problematiche legali, quindi l'invalidità civile, perché poi dopo ci sono i ticket, la legge 104, poi arrivano i problemi legali che vi dicevo, la tutela, la curatela, quindi i familiari che litigano perché quello che è successo prima, quello che è successo dopo, sembrano banalità, ma in realtà sono situazioni che alcune volte creano delle difficoltà al paziente, non al paziente demente che purtroppo non si rende più conto di ciò che lo si racconta, ma di un paziente allettato, in grado di comprendere, che crea delle difficoltà e uno stato di malessere psicologico enorme. Perché dobbiamo perdere tempo a fare un pacco così di fogli per avere un letto e un materasso di punto? E onestamente è una cosa che a me fa rabbia. Poi continuo a lavorare, continuo a fare i miei mestieri, ma ogni tanto ci rimugino su, soprattutto quando vado a riparlare, a ripensare, ad esprimere di queste cose. L'altra cosa a cui dobbiamo sempre pensare, che noi spesso invece facciamo con una leggera superficialità, sono le terapie farmacologiche. Spesso prescriviamo farmaci in maniera superficiale, eccessiva, medicalizziamo eccessivamente, questo sono ovviamente d'accordo con ciò che diceva Paolo, però spesso lo facciamo con una certa leggerezza, dovremmo invece essere più attenti, perché spesso è più il costo, non in termini economici, ma in termini di effetti collaterali o di interazioni, che i vantaggi reali che noi otteniamo. Però chi ci chiama perché il paziente ha un problema vuole una risposta, e visto dal punto di vista empatico di chi sta dall'altra parte, cioè passando dall'altra parte della scrivania, dall'altra parte del letto, anch'io voglio una soluzione. Anch'io quando chiamo l'idraulico voglio una soluzione perché la caldaia non funziona, perché dice tra qualche mese funzionerà, a me mi serve stasera, devo fare la doccia. Questo è uguale, io vorrei una soluzione come paziente, vorrei una soluzione come familiare. Purtroppo spesso la soluzione farmacologica è una sorta di piccola magia cattiva, cioè ci dà un beneficio immediato e spesso ci farà pagare poi il prezzo di quello che abbiamo fatto. Quindi dovremmo essere un pochino più onesti, nel senso buono della cosa, con noi stessi, e avere il coraggio e il tempo, come dicevo prima, di parlarne e di cercare di spiegare cosa possiamo ottenere e quanto ci costerà. Solo così forse riusciamo a coinvolgere tutti nella situazione e a gestire meglio questa situazione piuttosto complessa. E la cosa importante è che noi possiamo fare questa, cioè questa frase secondo me dice molto di quello che possiamo fare, cioè a noi tutti piace, cioè se non puoi avere ciò che vuoi, cerca di volere tutto ciò che puoi avere, perché questo
quello che possiamo fare, spremere il massimo da ciò che possiamo dare. Grazie. Se ci sono sia la dottoressa Farietta per gli aspetti psicologici dell'assistenza, al dottore Breccia per questi aspetti clinico-medici, la parola a voi. Se avesse la soluzione, noi siamo pronti dopo 66 anni di vita sociale a disabituarsi dal dopoguerra con l'industrializzazione e il presente 2013. Rispetto a mia domanda che ho fatto abbastanza sintetica. Se avesse la soluzione, sì. Noi persone cittadini, che non siamo medici, non sì. siamo ingegneri, non siamo architetti, avremmo la possibilità di disabituarci dall'industrializzazione del passato ad oggi a una società più benevole, perché faccio questa semplice domanda. Se una persona adulta dice io voglio andare a vivere in Brasile, io dico ma tu in Brasile la vuoi vedere la neve? Sì, allora devi scegliere un luogo, quindi bisogna scegliere pure o rendersi conto del presente e riuscire a togliere quel che c'è dentro casa e inserire le cose moderne dentro casa, ma pur dentro il nostro cervello, ma per questo bisogna infarinare tutte le persone di qualunque età. È sempre sintetico quel che dico, ma perché so che il tempo non è, non posso parlare per due ore. Allora, suggerire i testi immediata. Perché qui c'è scritto, se non puoi avere ciò che vuoi, cerca di volere tutto ciò che puoi avere. Sì. Ecco, da lì ho parlato, sì. Non so se penso adesso. Il fatto è questo, cioè, si riaggancia quello che c'era il dottor Fragolini prima. Nel senso, invecchiare non vuol dire comunque distaccarsi dalla realtà. No, ma io parto dalla versione se io avesse, come se l'avesse già la soluzione. Perché qui c'è scritto cerca di voler tutto. Io dico, supponiamo che io ho tutto nel mio cervello. Sì. Siamo disposti noi cittadini e vogliamo mettere in pratica dopo? Questo lo so, è ovvio. Si dice difficile, ma è semplice, sarebbe semplice. Ma se si dice, c'è un muro di gomma, ma non è che mi chiedono qua cosa bisogna dire, faccio il disegno. E poi siamo disposti psicologicamente. Allora, anche che volessimo intervenire perché bisogna non monopolizzare. No, dice spero cerca, non monopolizzo. Socialismo. Abbiamo toccato vari aspetti e qui sono presenti in sala i vari operatori, familiari, volontari di associazione che altre volte hanno avuto occasione così di confronto, di informazione, però ecco, se vogliamo utilizzare l'occasione anche per approfondire qualche aspetto rivolgere un domande specifico, non si può fare in questo primo. Annotarla
quasi peggio di una persona che invece è fuori dalla vita familiare e quindi diciamo che non ha questo rapporto di affetto. Quindi chiedevo, può essere così? Ma molto commosso la relazione che ha detto il dottor Sollazzi, perché io mi sento la sua stessa, non so se lei sa, la sua stessa situazione. Purtroppo mio marito, amico di Fabio, fratello, fratello di suo marito. Sì, Fabio, sì. E ho vissuto identica la situazione e mi sono dedicata a mio marito allo stesso modo con cui si è dedicato il dottor Sollazzi. C'è una cosa da dire, che anche se è una cosa molto faticosa che dipende proprio delle volte di stress, però imparare tante volte anche a gestire un malato a casa, se si ha la possibilità, in questo tipo, dà anche una certa gioia, cioè imparare a fare delle cose alla persona che poi ha voluto tanto bene per tutta la vita. Si sa affrontare il dolore. Io allora ho cambiato tattica, ero io che li fermavo, e così semplicemente dicevo ciao, questo è cane, e ho visto che loro si sbloccavano e riuscivano anche loro serenamente ad avvicinarsi alla malattia, perché è vero, facile avvicinarsi alla malattia dell'Alzheimer, è vero, pure dell'Alzheimer. Con qualsiasi malattia, però la malattia dell'Alzheimer, forse sua moglie è leggermente diversa, ma sì, quando vedi una persona che fino a poco tempo prima ha vissuto con te, una persona sportiva, capace a sport, sana, intelligente, lo vedi che poco alla volta perde proprio tutte le condizioni e fa anche delle cose che possono provocare del dolore se uno non conosce la malattia. All'inizio si accorge, guarda, io sono molto riconosciuta nella relazione della psicologa, perché io all'inizio tendevo proprio a non dirla, ma forse era una forma di protezione verso il malato. Si ha quasi paura che il malato venga esposto al giudizio della gente. Allora si dice, però io mi sono accorta che chiudendomi in casa stavo malissimo, stavo male, non ne potevo più. E ho imparato a star meglio quando ho condiviso il dolore. E questo me l'ha permesso quei 3 anni che Flavia è stata al centro di uno. Io quando Flavia è andata al centro di uno, cioè poche ore perché lui voleva stare con me, mi sono sentita male perché mi sembrava di esaudire una forma mia di egoismo. Perché guarda, io lo porto lì per avere qualche ora libera. Invece ho capito che quelle quattro ore libere per me sono state la salvezza, perché mi hanno permesso per esempio di parlare con le persone che avevano lo stesso mio problema. Poi anche leggere, affrontare, fare discussioni, aiutarci, ci siamo fatti aiutare anche dalle psicologhe. Allora è lì che la malattia si riesce ad affrontare in maniera più serena. È una malattia tremenda. Alzheimer senza paura. Noi l'abbiamo detto, Alzheimer senza paura, se si conosce la malattia la si affronta in maniera più serena. Ma l'Alzheimer è una malattia tremenda, 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 fino alla fine. E una cosa che devo dire, i malati di Alzheimer, anche nella fase finale, hanno dei momenti di lucidità. Quando uno li abbraccia e stringe la mano, ti guardano con gli occhi aperti, sbarrati, e ti fanno capire col movimento degli occhi che hanno capito. Poi magari ritornano fortunatamente, lo dico, nel loro mondo, perché altrimenti sarebbe una tragedia, però non è
affrontarlo, soprattutto quando la persona non c'è. Però posso dire che molte volte all'inizio la rabbia, la frustrazione, sono le prime reazioni che si hanno all'inizio, no? E si ha sempre paura poi di esporre il familiare, il paziente, il familiare a critica, a giudizio, perché sia questo l'azione protettiva che noi mettiamo in atto, proprio per poterlo proteggere, però questo proteggerlo fa male a noi e fa male alla persona stessa, perché comunque quando gli altri evitano di guardarci o evitano di vedere la persona che stiamo portando con noi, non è perché non lo vogliono vedere, è perché non sono capace di tollerare. Mi sono accorta perché non sono capace di tollerare il dolore, e nel momento in cui provano a parlare non sanno cosa dire, perché c'è una scarsa proprio di tolleranza al dolore. Quindi più le persone non hanno avuto esperienza col dolore, più hanno difficoltà a mettersi a rapporto con qualcuno che soffre. Però io penso che il primo passo fondamentale della rete della famiglia, cioè permettere alla persona stessa, al malato, di uscire, di continuare a fare quelle poche cose che sapeva fare, fargli fare attività motoria, per permettere di evitare l'insonnia, portarlo fuori, portarlo a fare una passeggiata. Io vedo molte persone, Gilda, che quando si ammala una persona non vale solo per l'Alzheimer, vale per tutte le malattie, quasi non si deve sapere, si deve chiudere, deve diventare un segreto. Cioè, quindi è importante invece fare in modo che il malato sia sempre attivo, sia sempre in mezzo alla gente. Perché non è vero che fino alla fine non capisce, non è vero, perché ha quei momenti in cui riesce con il suo sorriso, anche con una stretta di mano, certo non riesce a dire a parole perché ha difficoltà, però riesce a dirti io sono qui con te. Quindi penso che sia molto importante il nostro rapporto in relazione al paziente, questo è importante, molto, e molti invece tentano ad escluderlo. Pensano che tutto è dovuto solo perché lui non vuol mangiare o perché non dorme e perché così. La mia reazione successiva, io mi arrabbio perché io per te devo stare qui, non posso uscire con l'amica, non posso uscire con gli amici e così via. Quindi, però è importante amare la persona come le si è amata quando si è sposata. Io penso che sia importante. Le persone che ci stanno attorno, che abbiamo amato, che conosciamo,
e con il quale continuiamo a camminare nella vita. Vengono vissute nella solitudine, nell'isolamento, bisogna parlarne. Forse questa è la conclusione a cui ci porta anche l'incontro di questa sera. Bisogna parlarne, bisogna confrontarsi. Io sottolineo che nel titolo sia stato scritto solitudine, demenza e nuove fraternità. Beh, queste nuove fraternità di cui non abbiamo parlato sono emerse però dalla testimonianza, no? Ed è importante questo, perché con la testimonianza si trasmettono dei messaggi che se facessimo dei grandi discorsi non passerebbero. Anche qui lo devo segnalare, a mio parere, non so se voi avete la stessa impressione, che però molto sta crescendo in questi anni relativamente anche all'approccio e al vissuto delle demenze degli anziani. Guardate Senigallia, fino a qualche anno fa era impensabile che vedere un anziano in carrozzina che la sera camminava per il corso per le vie. Oggi non ci fa caso nessuno. Io abito dalle parti del portone, quando è primavera, estate, il giardino si riempie nei pomeriggi di carrozzelli badanti che si ritrovano per parlare, ma si vedono anche degli anziani degli atteggiamenti così di partecipazione che una volta sarebbero state incomprensibili, no? Quindi voglio dire, ecco, sarà la realtà, sarà il numero che aumenta, insomma, però io credo che ci sia anche un aumento della sensibilità e della partecipazione di una piccola comunità come la nostra, non siamo la grande città. Una realtà come la nostra sa ricomprendere nel proprio tessuto, nel proprio confine, anche questa realtà apparentemente così disturbata. Quindi io ci vedo i segni di una crescita collettiva che penso vada sostenuta e ma che è destinata a crescere. Posso dal mio punto di vista salutare tutti e ringraziare Silvana e i suoi collaboratrici per l'occasione che ci hanno dato. Sottovalutare chiaramente la relazione con la dottoressa, del dottor Breccia, e vabbè, moltiplichiamo questi incontri, grazie a Silvana per avercelo promesso. Allora, vabbè, io parlo senza perché gli odi mi trovo, mi fa venire l'ansia. Allora, scusate, io devo ringraziare tutti i medici, dottoressa, Luigi, dottor Breccia, Falcolini che non c'è più, per tutta la, che ha dato via, non c'è più che lavorare. Per tutta la disponibilità che hanno dato in questi due mesi e mezzo e anche la pazienza che hanno avuto per fare le riunioni, per mettere insieme i pezzi, per arrivare a questo traguardo. Quindi grazie. Grazie. In primis a tutti voi, proprio, veramente. Grazie. 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 Grazie.